La città ha tributato l'estremo saluto ad Attilio Ferrero, ex funzionario della regione, figura di grande levatura morale, per decenni anima del comitato per il nuovo ospedale della Spezia, scomparso domenica sera a 79 anni. Questa mattina i funerali nella cripta di Cristo Re officiati da Don Carlo Brizzi, Monsignor Orazio Lertora e Don Luca Palei, che anche in qualità di direttore della Caritas diocesana ha ricordato come il campo della carità fosse per Ferrero quello da lui prediletto. Tante volte ci siamo incontrati della Caritas, è stato anche promotore del tavolo delle povertà. Ogni volta che ci siamo incontrati il suo tratto sereno, fermo, ma uomo della mediazione potrei dire, cercando sempre di trovare soluzioni che mettessero d'accordo tutti e mettendoci davvero il cuore, non soltanto parlando così per circostanza, ma calandosi in ogni situazione in maniera dedicata, in maniera speciale. Il suo nome, il nome del che ha portato il battesimo nella sua vita, lo ha identificato, e la vita che ha trascorso ha confermato il suo essere giusto nelle mani di Dio, perché è da lì che continuerà ancora per tutti a infondere quel coraggio, quella forza, quella luce, quell'onestà, quella capacità di sapersi spendere senza misura in un mondo che a volte ci pare perda un po' di vista gli obiettivi principali, a volte ci sembra che l'odio prenda il sopravvento. Attilio è una risposta per tutti che portiamo nel cuore, perché ancora adesso ci insegna il valore della condivisione, il valore dell'amore. È toccato invece a Rossella Saccomani dell'Associazione Buon Mercato ricordare l'impegno di Attilio Ferrero nell'ambito del tavolo delle povertà e in tutte quelle grandi e piccole associazioni di volontariato e di solidarietà a cui aveva donato le sue competenze ma anche la sua diplomazia. Attilio ha creduto fortemente in questa idea di mettere insieme energie, volontà, storie, esperienze, anche molto diverse le une dalle altre. Ha avuto fiducia nelle persone di buona volontà. Anche per questo ci mancherà. A lui, che è stato dalla parte giusta della vita, che è stato dalla parte degli ultimi, il nostro grazie, mentre ci stringiamo tutti attorno alla sua amatissima famiglia.